Abbiamo scritto una pagina di storia, sia per me personalmente, ma soprattutto per la città di Nodaresco, perché è la prima volta che noi ci cimentiamo a questi livelli e poi non solo disputandolo, ma anche vincendo questa partita, che è stata una partita fondamentale dove abbiamo meritato di vincere. Siamo tornati quindi entusiasti di questa situazione e questa è un'ulteriore pagina di storia perché effettivamente abbiamo disputato una grande partita. Sono orgoglioso per noi, per la società, ma ho fatto i complimenti ieri sera quando sono tornati ai ragazzi perché se la sono proprio meritata, perché poi il merito è loro, insomma. A 2 giorni di distanza non si spegne l'eco dell'impresa del Notaresco, capace di espugnare dopo i supplementari il Civali Massimino di Catania e approdare al turno successivo di Coppa Italia. Notaresco come il Casarano, club di D che vincono in trasferta contro squadre di C. Ieri il lungo viaggio di ritorno e al rientro la festa coi tifosi allo Stadio Savini per celebrare il risultato. Sì, è stata una grande festa perché hanno aspettato parecchi tifosi, tutti i giovani, i ragazzi, dalla tribuna, quindi rispettando anche le norme Covid, se vogliamo, con degli spari, insomma, è stata una bella cosa, credo che sia una cosa meritata perché i ragazzi hanno fatto tanto piacere perché effettivamente dopo una partita del genere, dopo un viaggio così lontano, insomma, sono stati veramente contenti e noi lo siamo lo stesso. Un risultato che porta come premio il match di mercoledì prossimo per il secondo turno con il Pescara all'Adriatico Cornacchia. Questa è un'altra chicca molto importante per noi perché col Pescara i rapporti sono ottimi, tu lo sai benissimo, però questa è la prima volta che affronteremo il Pescara in una gara ufficiale, insomma, quindi Notaresco già si sta mobilitando per vedere se ci sono i posti. Se c'è la possibilità di vedere la partita, insomma, c'è molto entusiasmo a Notaresco, ma così anche la squadra. Ma ora il pensiero va al campionato, che inizia domenica con importanti aspettative. Non vogliamo nasconderci, non possiamo nasconderci. Cercheremo fino alla fine di lottare per questa promozione, se vogliamo usare questo termine, perché credo che siamo una delle 3-4 squadre più attrezzate insieme al Pineto, perché il Pineto è sempre un'ottima, all'Alessi Scegnano un'ottima squadra, il Campobasso, la Recanatese stessa e poi qualche squadra del girone laziale che effettivamente sono delle società importanti.